Siamo qui con Susanna Tamaro, che io ringrazio da parte di tutta la Federtrek, da parte di tutti gli organizzatori della prima giornata nazionale del camminare, che si terrà il 14 ottobre in tutta Italia. Il 13 a Bologna ci sarà anche un convegno nazionale. La giornata è patrocinata anche dal Ministero dell'Ambiente e da altri testimonial, però Susanna Tamaro è stata la prima a crederci, la prima a darci la propria disponibilità, perché Susanna è anche una camminatrice vera, vive in campagna, ama la natura, quindi vorrei che tu ci parlassi a ruota libera, con il tempo che vuoi, di che cosa è per te il camminare. Ti ringrazio tanto. Ma per me il camminare proprio è il gusto della vita. Io ho sempre camminato, ho abitato tantissimi anni a Roma e non ho mai avuto la macchina, ho sempre andato a piedi, al massimo in bicicletta. Poi in campagna ovviamente cammino, uso la macchina al minimo indispensabile. Penso che noi siamo proprio animali fatti per camminare. E credo che in questi tempi che ci sottopongono a pressioni così forti di cambiamento, di tutte queste tecnologie avanzate, è importante riportare il discorso al centro dell'essere umano, che è una creatura complessivamente, biochimicamente, fatta per muoversi. Non per solo il dito sul Facebook, sul computer, ma per muovere tutto il corpo. Nel momento in cui noi muoviamo tutto il corpo, il nostro cervello si attiva, i nostri sentimenti si attivano, i nostri occhi si attivano, siamo aperti sulla realtà. Nel momento in cui siamo seduti a casa e attiviamo solo l'indice, si attivano sicuramente delle zone, ma non sono zone legate alla totalità dell'uomo. Io credo che proprio questi tempi di crisi ci portano, ci dicono una cosa, ci stanno urlando una cosa: sobrietà. E sobrietà è camminare, camminare, torniamo a camminare, vogliamo città in cui si camminano, vogliamo spazi verdi, vogliamo bambini che vanno a scuola a piedi, vogliamo anziani che camminano. La società sarà sicuramente migliore in una maniera incredibile, una cosa così semplice e così ovvia come camminare. Ma si sa poi che le cose più semplici sono le più difficili da far accettare, perché sembra che le cose complicate sono più interessanti. No, camminare è il senso della vita dell'uomo. E la vita dell'uomo è un cammino, noi nasciamo, abbiamo quattro zampe, poi andiamo a stare in piedi, poi invecchiamo, torniamo ad andare a tre zampe, a quattro zampe. Però se non si cammina in questo cammino, si capisce poco anche del cammino, no? Dunque non si comprende la vita, non si comprende se stessi, se non si cammina. E poi dico io, come artista, io quando ho un momento creativo, c'è gente che magari mentre creativo sta sdraiato, fuma, beve whisky. Io per creare, per avere la mente che si muove, io devo camminare. Io tutti i miei libri li ho scritti camminando, facendo sci di fondo, andando in bicicletta. Cioè il cervello ha bisogno di ossigeno e la mente ha bisogno di arricchirsi del paesaggio. Dunque creatività per me è camminare.